La parola sla spesso, anzi non spesso, sempre incute terrore in chi la sente, perché è una malattia fortemente impattante, è una malattia di privazione. Però se noi prendiamo a declinarla in un altro modo, vedi che trasformiamo il dolore in amore, e con semplicità, perché là può diventare sapore, e il sapore è il sapore della vita, il sapore che ti permette di continuare il tuo percorso. Il valore del cibo per una persona che ha una diagnosi di SLA è un valore altissimo. Ed è per questo che ci siamo fin da subito impegnati a dare una risposta forte al problema dell'alimentazione per un malato di SLA. Io come presidente di SLA Food, l'associazione che riunisce chef italiani, e mi sono da subito messo a disposizione per cercare di capire come continuare a rendere nel percorso, soprattutto di vita, che un malato SLA deve affrontare, piacevole un momento come l'alimentarsi. Perché si dà per scontato che alimentarsi sia un momento quasi istintivo, ma non è così. Alimentarsi, sedersi a tavola, partecipare è un momento molto importante nella nostra vita, a cui dovremmo dedicare sempre il tempo giusto, perché è un momento in cui vi è una profonda condivisione. Vi è un momento di convivialità, di scambio anche di emozioni. E poterlo fare per noi maestri vuol dire continuare nel nostro processo di vita, che non deve essere soltanto una sopravvivenza, ma deve essere proprio vivere la vita giornalmente. Sapore si passa a legami, non vi sono legami più forti di quelli che si hanno all'interno della famiglia, all'interno delle profonde amicizie che proprio nella malattia diventano fondamentali. L'autonomia è proprio ciò che viene a mancare in un malato SLA. Il malato SLA viene colpito nei movimenti, viene privato della propria autonomia, ma che in questo caso, attraverso i legami, appunto, della famiglia e i sapori, la possibilità di alimentarsi con prodotti che abbiano una consistenza adatta, fa sì che il concetto di autonomia ritorni all'interno del pensiero del malato SLA, e questa autonomia, la capacità di essere ancora al centro della vita giornaliera, e fa un effetto booster per un malato, ti dà una grande energia, una grande consapevolezza, la consapevolezza che anche nella malattia si può continuare ad andare avanti e si può soprattutto trovare l'occasione per provare a respirare vita.